quanti posti magnifici abbiamo visitato nella nostra vita, quante auto esotiche abbiamo potuto ammirare o meglio guidare. Oggi fa meno 6, ragazzi, un freddo che non ti dico. Avrei tirato giù volentieri il tetto e sarei andato a cielo aperto con questa F355 Spider. Tanti ricordi di quando ero bambino. Uno, indelebile: le linee e il rosso di questa macchina. Rimasi scioccato quando la vidi per la prima volta. Oggi ne guido una e all'improvviso è tutto chiaro. Ritorno indietro nel tempo e il mio cuore si riempie di gioia. Vi racconto un'auto nella quale mi sento davvero bene dentro. È la mia. Guidarla mi fa stare bene e lo faccio insieme a Gabriele, il proprietario. Buona visione. Ragazzi, aspetta, prima di cominciare, dedicami un minuto, mi raccomando iscriviti al canale e lasciami un like. Poi vatti a vedere e vedrai che ti farà piacere questo sito che ti lascio in descrizione, www.simoniracing.com. Io ho un bellissimo catalogo che sfoglio volentieri tutti i giorni, tu se non ce l'hai vai online. Puoi acquistare qualunque tipo di prodotto per migliorare la tua automobile. C'è di tutto nel sito. Se ti piace qualcosa o se hai bisogno di supporto tecnico, lasciaci un commento qui sotto, saremo lieti di rispondere. Alla fine, quando hai trovato qualcosa che ti piace, compralo utilizzando il mio codice sconto ODP15, così risparmi qualcosa e siamo tutti contenti. Buona visione. F355, quindi 3500 V8, 5 valvole per cilindro, 3 in aspirazione e 2 in scarico. La V è di 90 gradi, l'albero motore è piatto, quindi un'inerzia bassissima e ovviamente dei giri da capogiro. Zona rossa quasi a 9000. Sì, che è la cosa che mi fa esaltare quasi più di tutte. I brividi lungo la schiena. Abbiamo quindi 380 cavalli a 8250 giri, 360 Nm di coppia, già 6000. Classico cambio 6 marce ad H della Ferrari, che c'è quel clac clac che ti manda fuori di testa. Quanto è agile, quanto è piacevole da guidare. È entrata in produzione nel 94, quindi comunque è un progetto di ormai quasi 30 anni. Guarda, mi ha detto bene questo periodo, perché ho inanellato una serie di video di young timer, uno meglio dell'altro. Abbiamo visto. E abbiamo il Deltone, la Ford Sierra Cosworth 4x4, la Ferrari Testa Rossa. E comunque non mi stancherò mai di dire la stessa cosa che dico sempre, che queste hanno un carattere, una personalità, le trentenni, le milfone, che mi fa venire la gioia, mi riempie il cuore, mi fa battere il cuore una macchina del genere. Guarda, lo fa battere a me che in quegli anni neanche ero nato, quindi... E questa è una gran cosa, non sarai l'unico, perché chiunque della tua età guida o possa avere l'opportunità di guidare una macchina del genere se ne accorge immediatamente, Gabri, immediatamente. C'era spessore, c'era carattere, come hai detto tu, c'erano differenze tra le macchine. Bravissimo, oggi c'erano differenze. Sempre meno, purtroppo. Questa sì. Urla. Urla, urla. Più sale più urla. Che equilibrio che ha. Settimana scorsa ho fatto GT3, cambio... Ho visto, cambio manuale. Ah, tanta roba. Tanta roba, ma questa è più bella. Assetto, allora qui abbiamo un telaio che è autoportante in acciaio, sì. A differenza dal 348, modello precedente, che invece aveva praticamente due telaietti, un telaio centrale e un telaio posteriore sul quale era montato il motore, congiunti tra di loro. Invece qui abbiamo un telaio autoportante in acciaio. Come sospensioni montiamo quadrilatero deformabile sia anteriore che posteriore, su cerchi da 18, gomme 2.25-40 anteriori, 2.65-40 sul posteriore. Impianto autoventilato.
impianto autoventilato, non carboceramico. Questa è talmente equilibrata che mi verrebbe da dire 50-50. Verrebbe da dire, mentre la guidi sì, sembra quasi un 50-50. Se non sbaglio è un 53-47, una cosa del genere. Siamo lì. Siamo lì comunque. Siamo lì, certo. Diciamo che la ricerca del 50-50 c'è stata e anche con ottimi risultati. Abbiamo una trazione posteriore, differenziale autobloccante. Quindi abbiamo motore, cambio davanti e differenziale superiore. Ci sono tre Ferrari nella mia vita, che sono degli anni 90, che sono la testa rossa che presto vedrete sul canale, la Spider 355, quella che stiamo guidando oggi, e poi c'è l'F40 che chissà che arrivi, insomma ce lo auguriamo. Speriamo, guarda, ce lo auguriamo tutti quanti. Io ero un ragazzino quando sono uscite queste macchine, Gabri, e ce n'avevo una sul comodino. E poi passano tanti anni, ci sali a bordo e ti si riaccende tutto, è come quando senti un odore che non sentivi da una vita, che improvvisamente ti ricorda. È un ciclo che si chiude, no? Che trova la sua conclusione. Certo, perché questa è una macchina che ti fa battere il cuore, non c'è molto da dire. Sentite l'erogazione. Cioè, questa fa gli 8200 giri. 8200, abbiamo il picco di potenza, abbiamo 380 cavalli, sfiora i 9000. F355 è nel nome, abbiamo un 3500 V8 in posizione centrale posteriore, 5 valvole per cilindro, 3 in aspirazione, 2 in scarico, distribuzione doppio albero a camme in testa per bancata, albero motore piatto, quindi un'inerzia bassissima, un motore che gira molto in alto, 360 Nm pronti già a 6000 giri, dove inizia il divertimento, diciamo, sì, tra i 5000 e la zona rossa. È bella tutta, anche ai bassi regimi. Credimi, è godibile ovunque. Ma poi come si guida bene, senti questo assetto che copia benissimo una macchina morbida in città, è bella tra le curve, ha tutta una serie di caratteristiche, pensate bene. Bilanciatissima. Comunque bilanciatissima, un assetto dovuto anche al baricentro bassissimo, grazie anche al carter secco che ovviamente la macchina adotta, come già adottava il 348, il modello precedente. Che praticamente con questa colonna sonora, quando cambi una marcia, lo senti il clack e tutta la tua attenzione si riporta nel suono della cambiata, ma anche in quello che ti trasmette a livello di sensazione, perché è proprio bello, gli innesti sono proprio belli. Gli innesti forse non sono i più secchi, forse non sono i più precisi che possano esistere, ma ti dà una sensazione differente. Poi sai che c'è una trazione posteriore col differenziale autobloccante. Comunque la macchina la guidi con tranquillità, con fiducia. Ti dà molto feeling immediatamente. Assolutamente. Gentile, perché prevedibile. Ti comunica tanto tra i pedali, lo sterzo, il cambio, è prevedibile, è gentile.
anche la risposta sui pedali, la corsa che hanno è bellissima, è piacevole, ma se le tiri il collo diventa incazzata nera, indemoniata. Questa indemoniata, urla sta macchina, ragazzi. C'ho il cuore che batte fortissimo per il piacere. Costruiva Ferrari, signori miei, che cosa costruisce oggi? Che vanto per la nostra nazione! Assolutamente sì! Che vanto! E poi il rilascio fa così. Ma la strada è un po' stretta. Però scalare e sentire questo suono è veramente una goduria. È questo che manca alle auto moderne. È vero. Per carità, la superleggera ho goduto, Tu l'hai vista le facce mie? Hai rivisto il video? Ho rivisto il video. Impressionante. Però questa cosa mi appartiene di più. È più mia, è più. Ma penso anche tua, pure della tua generazione, se cominci a fare questo. Guarda, io dico sempre che la superleggera fa quasi paura per le prestazioni che ti offre e le sensazioni che ti dà. Però io preferisco guidare questa. Certo! Io preferisco 10 volte guidare questa, mi diverto di più. Sarò anche cresciuto male, perché insomma... Sei cresciuto bene, Gabri. Ho avuto una fortuna non da pochi. È vero. Però la rispetti, la studi, mi piace come ragioni. Assolutamente. Anche perché sono auto che vanno rispettate, che vanno conosciute, che vanno studiate. La loro storia. Come sono nate. Il perché. Il come. Thank you.
macchina, signori. Ma come si guida? Oh? Senza parole. Senza parole. Quanto tiene la strada? Ma poi con una classe, una morbidezza. Madonna santa, io già lo so che mi rimarrà in mente questo suono e questo clac clac del cambio, il borbottio dello scarico, l'urlo a 8200 giri per tanti giorni. Cosa hanno sbagliato questa macchina? Niente, cioè non riesco a trovarle un difetto. Ma secondo te se ne sono accorti quando l'hanno prodotta sta macchina, gli utenti, che era così fatta bene, così bella da guidare? Io credo veramente di sì, perché comunque ha venduto molto, è stata molto apprezzata, specialmente dopo il 348 che è spesso poi ritenuto un po' la pecora nera del V8 Ferrari, anche se personalissimo parere a me piace molto. E comunque sì, quelle caratteristiche diciamo che la rendono un po' diversa. La rendono, no? Un po' diversa sono. Per l'epoca soprattutto. Per l'epoca, esattamente. Fondamentalmente il fondo piatto è stata la prima Ferrari a montare fondo piatto, la prima Ferrari a montare iniezione elettronica, la prima Ferrari un po' dove troviamo dell'elettronica ovunque, abbiamo comunque la prima cappotta elettroattuata, i primi sedili elettroattuati, piccole chicche che comunque per l'epoca erano grandi chicche, in più, certo, erano cose in più. Ecco, vogliamo parlare di un difetto di quest'auto? Eccolo! Parliamo del clacson. E di queste curve che mi dici? Il fatto conosce un bel posto, dai. Ma è tutta una serie di cose. La macchina, il bel posto, il salto indietro nel tempo e... il fatto di pensare che poi oggi con la tecnologia le cose dovrebbero migliorare, ma non è così. Dipende che intendi per migliorare, se significa diventare più facile. È una macchina eccezionale. Raga, se vi è piaciuta questa splendida macchina e volete anche provarla su strada, loro sono a disposizione, giusto? Assolutamente per voi. 988 anni nasce proprio perché noi vogliamo mettere a disposizione la nostra passione e le nostre auto, in questo caso, a tutti quanti voi. Quindi se siete interessati a provare la nostra Ferrari 355 Spider, la nostra Lamborghini Gallardo Superleggera o ancora la nostra Corvette C6Z06, basta che ci contattate, insomma, o su Instagram, su Facebook, via email o sul nostro sito.